Cari amici, in questa quattordicesima domenica del tempo ordinario, la liturgia ci fa ascoltare i primi sei versetti del capitolo sesto del Vangelo secondo Marco. Gesù torna a casa sua, al suo paese d'origine, a Nazareth. Ormai lo precede la fama di maestro itinerante, un gruppo di discepoli lo segue. Entra in sinagoga, come ogni pio israelita, di sabato, e gli viene data la possibilità di commentare la parola che veniva proclamata. Tutti vengono presi da grande stupore. Non è semplicemente il fascino per una parola accattivante. Avvertono che nel suo insegnamento, corroborato anche dai gesti, c'è una forza di fronte alla quale sembrano non potersi sottrarre. Marco, come anche Luca nel brano parallelo, sottolinea questa ammirazione che prende il cuore di tutti coloro che ascoltano, uno stupore che subito dopo lascia il posto a delle considerazioni per certi aspetti molto umani, ma che fanno riferimento anche a quei criteri che Israele aveva nell'attesa del Messia. Il Messia nessuno avrebbe saputo da dove veniva, mentre invece Gesù, tanto più al suo paese, è ben conosciuto. Conoscono i suoi familiari e gente che lo ha visto crescere, potremmo dire, e restano sorpresi del fatto che tanta sapienza in lui, che non viene dalla scuola superiore di teologia di Gerusalemme, non ha frequentato la scuola appunto di teologia di Gerusalemme, che tanta sapienza si esprima attraverso di lui. Il fatto che le sue origini siano note è uno dei criteri che non permette di riconoscerlo come Messia. Pian piano quello stupore, quell'ammirazione per le parole di Gesù viene soffocato da queste considerazioni, cioè da uno schema. Quasi a ben vedere e quasi a voler tutelare le prerogative di Dio nel suo manifestarsi, nel Messia, ma in realtà non si accorgono che applicando il loro schema non si aprono la conoscenza vera del Messia che è presente in mezzo a loro. Prevale questa loro presunta conoscenza, non si aprono alla novità del mistero di Dio che si rivela. Pian piano quell'entusiasmo, quell'ammirazione viene come soffocato appunto da quelle che erano le loro aspettative, le loro considerazioni. Marco non esita a chiamare questo atteggiamento incredulità. A quel primo entusiasmo non segue l'incontro con lui. Appunto, non segue l'incontro della fede. Gesù stesso, dice Marco, si stupisce di tanta incredulità. Quel detto che è diventato poi proverbiale anche per noi, che nessun profeta è bene accetto in patria, è esperienza di Gesù a Nazareth. I suoi non sanno riconoscerlo. Hanno uno schema delle attese, delle aspettative. Lui sembra non corrispondere a queste aspettative, preferiscono tenersi lo schema e rifiutare la persona di Gesù. Questo non permette a lui di manifestare la sua potenza in quei gesti che sempre accompagnano la sua predicazione. Sarebbe stato perfettamente inutile il manifestare questa potenza in un contesto di incredulità. Questi gesti di Gesù, i suoi miracoli, hanno come luogo nel quale si rendono presenti la fede in Lui, l'incontro con Lui e con la sua potenza. La loro incredulità limita il manifestarsi della potenza di Gesù. E anche per noi, come sempre, questa parola è preziosa perché ci aiuta a guardarci dentro, a considerare il nostro atteggiamento verso di Lui. Forse capita anche a noi di ascoltare una pagina di Vangelo e di rimanere affascinati da tanta bellezza, se ancora non siamo soffocati dall'abitudine, grande nostra nemica nell'ascolto della parola. Ma il Signore a volte ci fa davvero grazia di essere toccati dentro dalla parola.
Questo però non basta per l'incontro con lui. Occorre a questo stupore per la bellezza della sua parola aprirsi appunto all'incontro con lui. La sequela di lui è mettersi veramente a seguire lui nei suoi passi, nei suoi atteggiamenti, nei suoi sentimenti. Per questo ci viene dato lo Spirito. Anche a noi capita che le nostre aspettative su come Dio dovrebbe essere, su che cosa Dio dovrebbe fare, non ci permettono di accorgerci che Lui è presente. A volte lo vogliamo costringere dentro il nostro schema quando il manifestarsi di Dio, perché così accade, non corrisponde al nostro schema, ma allo schema più ampio del suo amore per noi. Preferiamo anche noi, troppo spesso, tenerci lo schema, rifiutare Dio, magari anche accusarlo del fatto che non corrisponde a ciò che noi pensiamo di Lui. Questa incredulità non permette a Lui di manifestare la sua potenza dentro la nostra vita. Ma noi ascoltiamo questa parola proprio per poter crescere nella fede, per fare in modo che lo stupore di fronte alla bellezza della sua parola si apra alla novità dell'incontro con lui. Se lui corrisponde in tutto ai nostri pensieri, se conferma tutti i nostri giudizi, se corrisponde perfettamente a tutte le nostre aspettative, c'è da dubitare che quell'incontro sia veramente l'incontro con lui. Lui porta sempre il nuovo dentro la nostra vita, anche in termini di conversione. Chiediamo che questa parola, tocchi il nostro cuore, ci apra all'incontro con Lui, perché nella fede Lui possa manifestare dentro la nostra vita la sua potenza di salvezza, che ha manifestato sul mondo con la sua Pasqua e che vuole poter portare dentro la vita di ciascuno di noi, perché quella potenza di salvezza possa toccare la profondità della vita di ciascuno di noi. Il Signore ce lo conceda.